Saraceni, le incursioni in Europa del IX-XI secolo. I Saraceni furono, insieme agli Ungari e ai Normanni, i protagonisti delle nuove invasioni tramite delle scorrerie che furono davvero devastanti, come quella dell'abbazia di Monte Cassino, luogo che subì anche l'incursione degli Ungari. Nel 961 il vescovo Liutprando considerava ancora più devastanti le incursioni dei Saraceni rispetto a quelle dei pagani Ungari. Da dove venivano i Saraceni descritti dal vescovo Liutprando? Liutprando parla di africani, in quanto le incursioni saracene venivano dal Nord Africa, secondo Liutprando, ma in realtà gli attacchi saraceni provenivano soprattutto dalla Spagna e dalla Sicilia, e nell'846 i saraceni attaccarono Roma e devastarono le basiliche di San Pietro e San Paolo, ma non riuscirono a conquistare la città a causa delle solide mura di Roma. Fra le truppe coinvolte in queste incursioni vi erano anche i berberi. In che modo i saraceni lanciavano i loro attacchi? Principalmente in due modi. 1. Sbarchi rapidi a sorpresa. Con questa tattica i saraceni sorprendevano costantemente le popolazioni del posto. Anche per tale motivo la popolazione nel Medioevo si trasferì nelle zone collinari e in ogni caso vennero costruite delle torri di avvistamento, molte delle quali sono ancora visibili ai giorni nostri. 2. Basi fisse dalle quali lanciare attacchi nel raggio d'azione prossimo alla base. A Frassineto, in Provenza, vi era una base famosa dalla quale i saraceni riuscirono a compiere diverse incursioni nell'entroterra europeo, arrivando addirittura in Svizzera, e i saraceni controllarono diversi valichi alpini collegati con il Piemonte e riuscirono a compiere razzie e a sottrarre merci e valori ai viandanti sventurati. La base di Frassineto venne fondata nell'889. Ma nonostante la sempre più marcata debolezza dell'impero franco, dopo la morte di Carlo Magno, i duchi che avevano potere sulla Provenza trovarono un'intesa, unirono le loro forze e affrontarono i saraceni nella base di Frassineto e nel 973 riuscirono a distruggerla, liberando così la Provenza dalla base saracena, e tale evento ebbe come conseguenza la riduzione degli attacchi e delle penetrazioni dei saraceni in diverse aree del Mediterraneo e in varie zone dell'entroterra europeo.